Il professore Francesco D'Antonio, specialista in ostetricia, ginecologia e medicina fetale dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara, è stato l'ospite della puntata di Pronto Medicina Facile, andata in onda ieri sera alle ore 21 su Rete 8 e incentrata sulla gravidanza ai tempi del Covid. Con Paolo Cassignani in studio e Gigliola Edmondo in redazione, rispondendo alle domande dei telespettatori, il professor D'Antonio ha dato consigli su come vivere la gravidanza in piena emergenza sanitaria, quali precauzioni adottare per evitare il contagio, quali rischi corrono mamma e bambino in caso di positività e sulla possibilità di vaccinarsi o meno. La stessa donna gravida si espone a un maggiore rischio di una persona normale in caso di contagio. La trasmissione del virus da individuo a individuo non è maggiore nella donna gravida, per cui la donna gravida non deve prendere precauzioni diverse da quelle che prendono gli altri. Il decorso dell'infezione nella donna gravida, senza ovviamente pluripatologie, è la medesima che nella donna non gravida, incidenza di problematiche molto bassa. Di contro, donne che hanno comorbidità, in primo luogo l'ipertensione, il diabete, l'obesità, hanno da 3 a 10 volte la probabilità di andare incontro allo spettro più severo dell'infezione. Donna gravida che si ammala, che succede? Come si prosegue? Il percorso della gravidanza deve permanere intatto e deve fare i controlli che le altre donne gravide devono fare, ovvero la valutazione della morfologia del feto e della crescita nel terzo trimestre. Si potrebbe prendere in considerazione l'anticipo del parto in caso di contagio? All'inizio della prima ondata si tendeva a far nascere anche molto prima questi bambini, soprattutto in mamme sintomatiche. Quello che sappiamo oggi è che, come ci dicono le linee guida, è che non dobbiamo andare oltre una determinata epoca, ma che non dobbiamo neanche drammaticamente anticipare il parto per il Covid, soprattutto se la mamma sta bene. Fortunatamente la maggior parte dei farmaci che usiamo per curare le donne con infezione da coronavirus e sintomatiche sono assolutamente tranquilli. Le classi di antibiotici che usiamo sono assolutamente compatibili con un normale sviluppo del bambino. E l'altra terapia, che è la terapia con l'eparina, è una terapia che noi diamo a migliaia di donne incinta per tantissimi tipi di problemi e non dà nessun tipo di problematica sul feto. Il cortisone si dà alle donne incinta, di solito si predilige un cortisone che, oltre a essere di beneficio per la mamma, e anche parzialmente di beneficio per il feto, ovvero porti a sviluppare anche i polmoni del feto. Però di solito sono terapie che non vengono protratte per tanto tempo. Parliamo di vaccini alle donne in gravidanza. Ci sono adesso centinaia di casi nella letteratura medica, soprattutto statunitense, perché come ho detto sono stati i primi a riportare questa esperienza in cui dopo vaccinazione della madre gli anticorpi sono stati ritrovati sia a livello del latte sia a livello del cordone ombelicale, e questo dimostra proprio come la scienza va avanti indipendentemente da quello che noi poi possiamo pensare. La scienza è evidenza.